Questo programma contiene linguaggio volgare. Non riesco a credere che sia qui. Ho appena capito chi è. Tiffany è una vera e propria leggenda. Non avevo mai visto delle ciglia come le sue. Se sbatte troppo gli occhi, potrebbe volare via come un aliante. Come mai sei qui? David, io e te abbiamo fatto un programma insieme. Sì, certo. Le cose si sono fatte subito calde tra di noi, c'è stata molta passione. Voglio vedere se possiamo riprovarci. Tiffany è venuta per riprendersi David e i suoi bellissimi slippini aderenti. David è bravo a fare il vago, ma abbiamo passato una notte insieme nel mio letto. Poi siamo andati in bagno. Cos'è successo in bagno? Aspetta. David, non interrompere. Non è successo niente. David sta decisamente fingendo davanti a Georgia e Joy. No! Perché stai mentendo davanti a loro? Oh. Non hai passato la notte nel mio letto tutta la notte? Non è da te, David, passare la notte nel letto di una ragazza, vero? Aspetta, quindi hai già trovato qualcuno nella villa? David sembra davvero molto agitato. Ho una storiella al momento. Ok, non minimizzare, ti prego. Non mancherei mai di rispetto a una bella donna. Tu sei una regina, non lo farei mai. Si vede che sei nervoso e stai mentendo? Eh beh, ma certo che sono nervoso. Non voglio spezzarti il cuore, amore. Spezzarmi il cuore? Io volevo solo spezzarti il pisello. Tiffany è qui per un motivo. Questo delizioso bocconcino, niente di più. Niente di meno. Posso dire una cosa? Certo. Ti posso garantire che sei la cosa migliore che sia mai uscita da questo mare. Ma migliore. Che cosa stai dicendo, bella? Sto dicendo che sei una leggenda, una no, leggenda. Tu lo sei, tu lo sei. Sono felice perché ne avevamo Senti, bisogno. Dobbiamo divertirci e essere unite tra donne. Sì. Punto. Natale è arrivato in anticipo, Ascolta, credetemi. Voglio andare alla villa e voglio incontrare la tua ragazza. Letitia. Ma dai, voglio incontrare la tua ragazza. Oh no. Ci risiamo. Cosa dice? Cosa dice, Joy? Vediamo che succede. Oh, un appuntamento? No, 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 cosa? No, no, no. Oh. Benvenuta in spiaggia, Tiffany. Grazie. Stai per cavalcare le onde dell'amore col tuo ex, David. Pedalerete insieme verso il tramonto o andrai alla deriva in un mare di sofferenza? Il tablet del terrore di solito è peggio. Sì? È stato gentile con te. Una sola parola, felice. Non riesco a pensare a persona migliore in questo momento con cui passare un paio d'ore. Andiamo? Dite a tutti che la malvagia strega dell'Ovest andiamo, è qui! Andiamo, dai, andiamo! Non vedo l'ora di andare, emozionante! Non riesco a credere di essere qui! David, ti prego, non farmi cadere! No, non mi piace, non mi piace! A quanto pare a Tiffany non piace così tanto. David è così virile, ha i muscoli gonfi e non penso ad altro che a quanto vorrei farmelo. Ecco, non mi sembra il momento, Tiffany. Spingi bene Devo spingere? Ci stai provando? Ci serve un bagnino! Aiuto! 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 Non ti salverà nessuno, David. Ehi, occhio al pedalò, bello. David, sappiamo che c'è stato qualcosa tra di noi, ma io... Non voglio farti salire la pressione, ma... Vai avanti. Voglio solo togliermi la sabbia. So che ti ho messo un po' a disagio perché ciò che c'è stato tra di noi è successo molto tempo fa, ma voglio essere sincera con sì, te. Sì, sincera. Sei il motivo per cui sono qui su questa spiaggia oggi. Non voglio fare questo discorso perché non voglio mancarle di rispetto. Come puoi dire a una donna non mi piaci? Non in senso romantico, almeno. Mi piacerebbe passare del tempo con te come amici. Mi dispiace che David mi abbia chiuso nella friend zone, ma sono un ottimista. Cos'è questa stronzata di Letitia? Chi è? Inizio a essere stufo che il nome di Letitia venga usato. Non è la mia ragazza. Letitia è solo un'amica e quando dico un'amica parlo di una persona gentile e affettuosa nella villa da cui posso andare quando ho voglia di essere Dimmi abbracciato. La verità, c'è un legame speciale fra di voi? Lei ha un debole per me. E? E io la considero un'amica. David ha messo anche Letitia nella friend zone. Non voglio che la verità faccia soffrire Letitia, ma prima lo saprà, meglio sarà.